festeggiamo i neodiplomati, è una bellissima occasione nella quale ho il piacere anche a nome del Consiglio di ringraziare il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna e Confindustria Ravenna che hanno contribuito sin dall'inizio in modo significativo alla riuscita di questo corso. Un plauso particolare alla Fondazione Flaminia, impareggiabile ente di sostegno non solo per il nostro master ma anche per i corsi universitari e per tutti i corsi di formazione post laurea. Altrettanto ineguagliabile è stato il contributo di due persone molto importanti in questa struttura, e cioè la signora Cinzia Benini e la signora Stefania Maestri, per tutti noi affettuosamente Cinzia e Stefania, al quale va la gratitudine di noi tutti, non solo docenti ma anche iscritti al corso. Se il corso ha avuto il successo che abbiamo riscontrato, e penso che sia esperienza anche per voi condivisa, il merito va non solo al corpo docente ma anche all'avvocato Giovanni Domeniconi, che è referente per la didattica e nostro tutor, e al dottor Umberto Poli, referente per le relazioni con le imprese. E infatti i rapporti con le imprese hanno costituito proprio una caratteristica fondamentale del nostro corso. Le imprese hanno avuto fiducia in questa iniziativa, hanno iscritto i loro dirigenti, hanno contribuito alla costituzione del fondo per le borse di studio, hanno offerto stage e hanno ospitato nostre lezioni in azienda, aggiungendo anche le testimonianze dei responsabili di funzione. Voglio ricordarle in questa occasione la Biper Banca, la Cassa di Risparmio di Ravenna, CSR, la società Deco, IMA, Core Audit, Ravenna Holding e Sapir. E oltre a queste, Caviro, CEIF, Gruppo ERA, Lega Coop Romagna, P-Quadro da quest'anno, Port Ravenna Progress e Unindustria Rimini. Il master che si è inaugurato lo scorso anno proseguirà anche nell'anno accademico 2015-2016. Le iscrizioni sono ancora aperte fino all'11 di dicembre e anche quest'anno, tenendo conto della normativa internazionale, i moduli affronteranno i temi che interessano più l'attività d'impresa. La responsabilità delle società ex decreto 231/2001, la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, la disciplina tributaria doganale e la presenza del procuratore Mancini, che ha fatto parte del nostro corpo docente, è significativa, rapporti con la pubblica amministrazione, diritto societario e diritto bancario. Come sempre affiancheremo alle lezioni teoriche, testimonianze di dirigenti e l'analisi della giurisprudenza per risolvere i casi pratici. Confidiamo di poter attivare anche quest'anno, non so se posso dirlo, alcune borse di studio, il che naturalmente speriamo possa incentivare all'iscrizione coloro che hanno qualche difficoltà in relazione all'iscrizione, al costo dell'iscrizione, sarà comunque un'attribuzione per merito. Come lo scorso anno, anche nel 2016, le lezioni inizieranno il 22 di gennaio, anche nel 2016 avremo alcuni incontri pubblici. Le nostre iniziative possono essere seguite sul sito del Master, che vedete alle mie spalle, attraverso il quale vi aggiorneremo anche sulle novità, anche per quanto riguarda le borse di studio. Vi ringrazio moltissimo della vostra presenza. Chiederei ai colleghi e al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che so avere un'urgenza, di rivolgere un breve saluto ai presenti, anche come testimonianza del suo impegno futuro, che naturalmente non mancherà. Quindi, se Mauro è ancora qui o se è dovuto allontanarsi, ha cercato di rimanere con noi il più lungo possibile, chiedo quindi al coordinatore del nostro corso, che è il professor Lupoi, grande caro amico, è venuto appositamente per noi, di salutarci. Grazie, grazie a voi. Sì, in effetti sono stato veramente contento di venire apposta per chiudere il master dell'amica Desiree Fondaroli. Ho spostato gli appuntamenti, ci tenevo a non deludere perché avevo fatto una promessa che poi pensavo di non poter mantenere, ma insomma sono contento di essere qui. Ovviamente fare gli onori di casa
a nome dei nostri corsi ravennati. Ho sentito Desiree emozionata e sì, penso che sia comprensibile, ma soprattutto deve essere orgogliosa. Orgogliosa perché ha portato in porto, a proposito di impresa, una iniziativa nuova, innovativa, una scommessa pesante, l'ha portata in porto, direi, con notevole successo, sia a livello di frequenza, ma anche perché ha fatto di Ravenna, direi, un centro di eccellenza per la ricerca nel campo del diritto penale. E questo ovviamente non può che rendere orgogliosi anche noi, come corso di studio, perché i nostri sforzi vanno tutti nel senso di rendere questa nostra sede ravennate un centro di eccellenza, quindi non una sede distaccata e magari un po' minore rispetto alla casa madre, ma una degna competitor della nostra eccellente mamma Bologna. Quindi complimenti e congratulazioni a Desiree Fondaroli, ovviamente ringraziamenti anche a tutte le istituzioni e gli enti di supporto a questa iniziativa. Congratulazioni anche ai neodiplomati, hanno seguito un corso lungo, impegnativo, e anche loro penso che abbiano tratto notevole profitto da questo loro sforzo. Non dico altro, non voglio rubare il palcoscenico giustamente a Desiree, che oggi è la sua festa, la festa del master. Grazie a nome di tutti noi del corso. Prego Stefano Gismondi, vicepresidente di Confindustria Ravenna, di accomodarsi. Ora lo sponsor più significativo che abbiamo, l'anima del master per davvero, che è il vice sindaco Gian Antonio Mingozzi. Vorrei anch'io ringraziare le imprese che sono presenti, il Dipartimento, la Scuola di Giurisprudenza, il Procuratore della Repubblica, il dottor Mancini, che ha seguito in maniera eccellente questo corso, dedicando tempo, dedicando anche la sua capacità di divulgatore. Io credo che
questo primo esperimento sia riuscito benissimo, ma chi deve confermare se è riuscito siete voi, sono i diplomati. Perché è molto importante che le imprese, qui ce ne sono diverse, la Deco, la SAPI, insomma, l'associazione che raggruppa gli spedizionieri, l'amico Valbonesi, io penso che sia importante che si diano da fare per aggiornare, diciamo, il bagaglio di un operatore giuridico nell'impresa, non mi viene da chiamarlo, noi abbiamo la triennale che si chiama diritto d'impresa, la magistrale anche, però la vera cartina di tornasole è come voi sapete spendere questo master e come si è in grado di spendere dal punto di vista dei laureati la loro capacità di applicare il titolo che guadagnano. In questo c'è da dire che il sistema economico ravennate è molto sensibile. Noi non avremmo una giurisprudenza Ravenna così qualificata se oltre ai docenti che ovviamente dedicano quasi tutto, lui poi ha detto sono venuto apposta, non doveva dirlo, deve dire io rimango sempre qui perché insomma sono venuto, sembra che uno venga da Bologna, no, invece dovete stare qui come dimostrate di essere perché è molto importante anche l'abbinamento con la città e con l'economia. Se non fosse per questa capacità attrattiva che ha giurisprudenza nello stesso tempo, per la disponibilità delle imprese, noi diciamo la sperimentazione in itinere dell'aggiornamento e della qualità degli studi di giurisprudenza la faremmo un po' monca, la faremmo monca di quella esperienza imprenditoriale che alcuni dei diplomati hanno già guadagnato, già lavorano, altri magari sono in procinto. Questo è un elemento importantissimo perché se un'università cadesse in un territorio che assolutamente non influisce e non chiede neanche, sarebbe, lo dico all'amico Stortoni, sarebbe un'università fine a se stessa e oggi di corsi, di dipartimenti, di strutture, quasi tutti quelli di Ravenna, da giurisprudenza a beni culturali, da infermieristica a scienze ambientali, a biologia marina, a ingegneria, sono tutti legati ad un unico fine, da un unico fine, quello cioè di rappresentare quella che è la domanda di assoluto aggiornamento e di continua eccellenza che viene fatta da imprese, da contesti economici, dallo stesso mondo della giustizia, il tribunale, la procura. Quindi credo che stiamo, diciamo almeno da questo punto di vista, stiamo centrando l'obiettivo che è nel desiderio di tutti, lo diceva adesso il vicepresidente di Confindustria. C'è un altro elemento da aggiungere e ho finito, ed è quello della capacità, diciamo, di divulgare anche quell'aspetto delle novità giuridiche che ha fatto di Ravenna una sede di assoluta, di assoluta eccellenza. Il professor Caia dirige un centro studi per il giuridico amministrativo, l'amministrazione degli enti locali dal punto di vista delle compatibilità giuridiche. Ieri abbiamo fatto un convegno sulle problematiche delle società operanti nel settore della trasportistica, che oddio, per molti di noi si è trasformato in un convegno dove abbiamo detto che i tram a Ravenna sono troppo lunghi, che però non era quello l'argomento, era semmai capire se può coesistere una partecipazione pubblica in un'attività come quella dei trasporti che spesso è sottoposta, la professoressa Curi ne è buona testimonianza, è sottoposta a richieste dell'opinione pubblica, della cittadinanza. Ieri abbiamo citato il problema della compatibilità dei trasporti in una città così piccola come Ravenna, dove le attività commerciali premono perché ci siano più parcheggi e in definitiva anche una maggiore accessibilità, ma questo è solo uno dei problemi che si dovrà porre la società che gestisce Start, il problema delle compatibilità tra pubblico in questo caso e privato. Quindi la innovazione, cito tre campi, nel sistema ambientale, anche qui la facoltà di giurisprudenza ha fatto sforzi notevoli per far sì che l'argomento ambiente, visto sotto un profilo giuridico, venisse indagato in maniera tale che ne uscissero delle novità. Il porto, non ho bisogno di dire come tutta l'attività, dalla doganalistica al commerciale, alle infrastrutture, come il porto sia coinvolto nelle attività di giurisprudenza. E cito l'ultimo caso, quello dei beni culturali, anche su quello, diciamo, la serie di incontri che abbiamo fatto assieme alla facoltà di giurisprudenza ci dimostra come non ci sia un settore ormai
nel quale, grazie al vostro impegno, non ci sia bisogno quotidianamente di tenerci aggiornati sotto tutti i profili. Quindi devo dire che questo master conferma che intanto a Ravenna si fanno dei passi avanti e soprattutto si sta attenti a quella che è, addirittura abbiamo fatto un convegno sul Vaticano, no? Sulla giurisprudenza del Vaticano, voglio dire, anche su questo c'è stato un elemento di novità, insomma. E quindi questo mi permette di dire che grazie al Dipartimento, alla Scuola Giuridica, alla Facoltà, alla vecchia Facoltà e a tutti i docenti, noi riusciamo a mantenere da 15 anni, e non è poco, forse anche di più, quel livello di qualità che è essenziale per un'università che si voglia far rispettare. Oggi i corsi universitari, una materia come giurisprudenza così complicata, così difficile, se non stanno sulla breccia, continuando ad aggiornare, autoaggiornarsi, probabilmente non sono in grado di tenersi al passo con i tempi. Per questo ringrazio le nostre cavie, che rappresentano i primi diplomati, e questi ci dimostreranno che il master è ottimo. Ringrazio quelli che si iscriveranno, e qui colgo il fatto che, dovendo preparare un nuovo master, siamo tutti impegnati, perché non crediate che i complimenti della Desiree siano fini a se stessi. Tutte le volte che fa un complimento vuol dire che va all'incasso, e naturalmente noi dobbiamo impegnarci. Però sono sicuro che le imprese continueranno a seguirci, anzi anche nuove imprese, nuove realtà associative. Questo è un bellissimo segnale in un momento nel quale la scommessa sull'aggiornamento e sulla qualità dei propri studi, ripeto, è fondamentale. Per questo vi faccio i miei complimenti a nome dell'amministrazione comunale, di tutto il contesto civico, perché voi rappresentate per noi una conferma che oggi spendere, investire sull'università, come si dice in Romagna, vale la candela, e ancora di più lo vale se noi lo spendiamo su una branca di attività come quella giuridica, che è di per sé piuttosto complessa, ma nello stesso tempo è avvincente e vi consentirà di raggiungere degli ottimi traguardi. Grazie e buon lavoro. Grazie Gian Antonio, anche per aver anticipato il tema, e cioè per evitare di essere tormentati è meglio cedere subito, come consigli sempre tu. Chiederei al procuratore Mancini, in rappresentanza del corpo docente, di esprimere qualche parola di saluto e di buon augurio per i nostri giovani neodiplomati. Allora, dirò due parole. Intanto felicitazioni e complimenti alla professoressa Fondaroli, che ha molto coraggiosamente, se mi è consentito, e allo stesso tempo convintamente portato avanti la costruzione di questo master, che è di un livello, non lo dico oggettivamente, elevato, perché solo a considerare le materie comprese in questo master si può valutare, per quanto mi riguarda, illeciti reati tributari in prospettiva nazionale e transnazionale. È appena entrata in vigore la legge 158 dell'ottobre scorso, che diciamo così reinventa un po' il diritto penale e tributario, così come materie quali usura, riciclaggio e autoriciclaggio, che sono di una attualità direi quasi ovvia. Detto questo, voglio dire, nel ringraziare e nel complimentarmi con coloro i quali hanno conseguito questo master, penso che di avere quasi un dovere morale di dire due parole di questo tipo. Qui ci troviamo in una delle due Italie. Questa è l'Italia che studia, che cresce, che produce, che investe, che si accultura, che crea professionalità. Poi c'è l'Italia dei sordi di uffici, dove si contrattano le tangenti, le mazzette, i denari, che frenano l'economia, che impediranno e impediscono ai giovani di entrare nel mondo del lavoro. E quindi è un richiamo che faccio a me stesso, ma di cui tutti noi dobbiamo essere consapevoli. E naturalmente, come la moneta buona scaccia quella cattiva, questi momenti, queste, diciamo così, approfondimenti, questi studi, questa Italia positiva volge naturalmente, finalisticamente, a contrastare quella appunto di cui parlavo, che ormai ha assunto un fenomeno, il carattere del fenomeno di massa. E la magistratura non è
deputata a contrastare i fenomeni di massa, ma a, diciamo così, svolgere indagini sul singolo procedimento e portare a giudizio chi ritiene meritevole di essere sottoposto a processo. Questo per dire che occorre una nuova antropologia, una nuova cultura. Non so che sono parole retoriche, però la realtà è che queste parole talmente retoriche non vengono in alcun modo attuate se non in queste sedi, se non in queste iniziative, con queste iniziative che si pongono appunto in posizione antinomica rispetto a quell'Italia dei sordidi uffici che abbiamo visto anche in questi giorni, dove si decidono questi momenti di parassitismo gravissimo e diseducativo. Io quindi plaudo a questa iniziativa, al nuovo corso che sta per iniziare, e credo che abbiamo bisogno tutti nella vita quotidiana, in tribunale, negli uffici giudiziari, non solo, di nuove professionalità, di capacità, di specializzazioni, perché questo rende tutto più semplice, rende, diciamo così, la comprensione tra i vari attori del processo e comunque della giustizia molto più rapida, molto più snella, molto più comprensibile. E quindi ancora congratulazioni a tutti per questo assolutamente riuscito, ottimamente riuscito iniziativa. Prima di entrare nel cuore della cerimonia vorrei ringraziare il professor Stortoni, che sarà direttore della nuova edizione del Master. Succederà il professor Sgubbi, che oggi non è potuto essere presente per un impegno sopraggiunto. Ringrazio di cuore l'amica Francesca Curi per tutto il supporto e anche per la sua presenza qui oggi. L'avvocato Ermanno Cicognani. E quindi passo la parola al professor Stortoni per la cerimonia e prima qualche forse incoraggiamento. Io assumo volentieri questo onere della direzione, sperando di non sfigurare rispetto a quello che hanno fatto prima di me il professor Sgubbi e la Desiree Fondaroli, che rimane l'anima di questa, come di tante altre iniziative, le colleghe penaliste di Ravenna, professoressa Curi, professor Fondaroli. Io devo dire che questa di Ravenna è una esperienza che tutte le volte, per certi versi, a me, io vengo spessissimo a Ravenna perché mi invitano, e quindi bontà loro, io accetto immediatamente, perché ci sono pochi posti dove io mi trovi così a mio agio, lo dico veramente con assoluta sincerità, come a Ravenna. E tutte le volte però provo per certi versi un pochino di sorpresa, perché non voglio dire che Ravenna sia una rara avis, ma certamente non è rarissima, un pochino rara lo è. C'è una integrazione tra le componenti, diciamo, importanti del territorio che è abbastanza raro trovare, soprattutto rispetto a università così giovani. E noi a volte ci poniamo il problema dell'integrazione con il territorio dell'università che è la più vecchia del mondo intero, che è Bologna, che pure ha un'ottima integrazione col territorio, ma a volte ci sono problemi. Ecco, Ravenna in questo è veramente... Io, nella mia esperienza, non voglio farla lunga, ma nella mia esperienza universitaria ho avuto altri casi in cui mi sono trovato in università appena nate. Mi ricordo Trento, dove una delle mie prime cattedre, la facoltà era appena nata, ha avuto grosse difficoltà a integrarsi con la città. Poi c'è riuscita, direi che adesso Trento è un centro straordinariamente importante con le sue inclinazioni per il diritto penale comparato, eccetera. Perché non è facile incastrare queste cose, non è facile obiettivamente, mentre è molto importante che ciò avvenga. Ora, Ravenna, sotto questo profilo, se noi pensiamo, basta guardare un po' questa stanza, no? L'integrazione che c'è non solo, e questo è un dato anch'esso importante, tra università, foro e curia, che sono tre entità che hanno le loro impermeabilità che vanno superate, che hanno le loro diffidenze che vanno superate e che sono superate, ma qui ancora con gli enti pubblici. Il rapporto che c'è con l'ente pubblico in generale a Ravenna, adesso qui c'è questo miracoloso personaggio del vostro vice sindaco che sicuramente svolge un ruolo eccezionale, però non credo che poi tutto dipenda soltanto dalle sue peraltro eccellentissime qualità, perché sicuramente è una realtà quella che consente poi queste integrazioni. Il nostro master in fondo ha sfruttato e si è basato su questo.
perché il rapporto con l'industria, il rapporto col territorio, il rapporto con l'ente pubblico, il rapporto con le amministrazioni è stato fondamentale per la nascita di questa esperienza che adesso è iniziale e già all'inizio ha dato buoni risultati e migliori ne darà. Stiamo per iniziare un nuovo corso. Il nuovo corso è importante perché bisogna rimboccarsi le maniche di nuovo. Se noi passiamo in rassegna le materie, dobbiamo fare un corso completamente riaggiornato. Questo non perché normalmente, certo, sempre bisogna riaggiornarsi, no? C'è giurisprudenza nuova, c'è novità in dottrina. No, qui tutte le materie, o quasi, se noi le passiamo in rassegna, hanno subito delle modificazioni normative, anche normative, e accennavo un attimo fa il dottor Mancini per quello che riguarda i reati fiscali, pensate ai reati societari, c'è una riforma che rispetto ai reati di falsa comunicazione eccetera cambia molto le cose, pensate alla tutela penale del territorio, ne parlavamo proprio in quest'aula, se ricordo bene, non molto tempo fa, l'introduzione della nuova legge sugli ecodelitti che interessa anche l'industria, quel problema dell'inquinamento interessa l'industria, pensiamo, è già stato citato il riciclaggio e ancora se noi passiamo in rassegna quali sono le materie qui trattate, quasi tutte hanno avuto i delitti contro la pubblica amministrazione, il rapporto quindi con la pubblica amministrazione, l'ennesima riforma sulla riforma della riforma. Quindi sicuramente abbiamo necessità di riaggiornare tutto, quindi sarà, io mi auguro, ci proveremo, un master interessante, che ovviamente avrà sempre, perdonatemi, questa è l'ultima delle tante banalità che ho detto, avrà sempre quella preoccupazione di stabilire un ponte tra teoria e pratica, ma in che senso? Chi è il nostro destinatario? Il nostro destinatario è costituito da professionisti legali, professionisti economici, da manager, da dirigenti di impresa. E questi soggetti a volte si trovano in posizione di avere magari un'ottima preparazione, una buona preparazione teorica, con una scarsa dimestichezza dell'impatto che col caso concreto poi queste hanno, o un'ottima esperienza pratica, magari costruita sul campo, l'ottimo manager con esperienza, eccetera, che noi sappiamo che la pratica è utilissima e ci risolve i problemi fino a un certo punto, quando poi c'è un caso appena un pochino diverso, o soprattutto quando cambia il quadro normativo, la pratica non basta più, anche se è fondamentale, ci vuole invece, ecco, la teoria. Teoria e pratica sono due cose molto importanti che però devono agganciarsi fra di loro. Credo che nel nostro master abbiamo provato a fare questo e sicuramente ci riproveremo. Io per parte mia ringrazio della fiducia che mi viene concessa, spero di onorarla, mi compiaccio molto con i masterati, come si dice, con coloro che hanno conseguito il diploma di master, e quindi adesso procediamo. Alla consegna dei diplomi. Allora, credo che il primo, che è Claudio Cicognani, non è presente, ma per suo conto e per impegni professionali che purtroppo non l'hanno consentito, ma mi dicono che lo riterrà l'avvocatessa Silvia Brandolini, avvocato, rappresenti per noi i nostri complimenti all'avvocato Cicognani, che devo dire ha conseguito, ed ecco il suo diploma. Poi alla dottoressa Laura Dal Prato, dottoressa, molti complimenti. E il dottor Enrico Ferri, che essendo un master di diritto penale ovviamente è evocativo, complimenti. Bravissimi, dottore. La dottoressa Sira Giammattei, dottoressa, complimenti vivissimi per parte mia. Thank you.
E adesso vorrei consegnare il diploma alla dottoressa Roxena Musta. Molti complimenti, dottoressa. Il diploma al dottor Nicola Rambelli. Complimenti, dottore. Diploma di Master Universitario Primo Livello al dottor Alvaro Rinaldi. Complimenti, dottor Rinaldi. Dottor Pier Giorgio Saccaro. Complimenti. Dottor Valentino Tonini. Vorrei anche poter consegnare sì, eccoli qua, i diplomi a due uditori che prego? Sì, due attestati, sì, ecco, si tratta di attestati a uditori che hanno seguito i nostri corsi in parte, e quindi al dottor Ubaldo Marra. Dottor Marra non c'è. E anche qui delega l'avvocato Valeria Masperi. Valeria Masperi. L'avvocato Valeria Masperi la conosciamo tutti. La ringraziamo. Devi rimanere, c'è anche il tuo, Vale. Ti ringraziamo per fare da messaggero. Però visto che sei già qui, non ti facciamo tornare indietro e avanti, e consegniamo anche a te il diploma. Grazie molto e complimenti. Grazie. Questo lo ritira a Silvia. Ecco, ancora, allora si tratta in questo caso anche di attestati di frequenza agli impegni pubblici per l'avvocato Simone Balzani, che non è presente, e l'avvocatessa Silvia Brandolini verrà a ritirarlo. Grazie avvocato, di nuovo. Che si trattiene perché il prossimo è il suo. Direi un triplo piacere, almeno per me. Ecco. Questo è il suo diploma, molte grazie. L'avvocato Alessandro Docimo. Complimenti. Però l'impegno a seguirci ancora. L'attestato per l'avvocato Nicola Laghi. Ecco avvocato, complimenti. Ognuno deve portare qua su mano almeno un fratello, un cugino, un nipote. L'avvocato Alessandro Mancuso. Complimenti avvocato. Questo ragazzaccio credo di conoscerlo anch'io, l'avvocato Antonio Primiani. Bravo Antonio, sono permesso perché è stato un pochino anche mio allievo, non voglio arrogarmi qualifiche che non mi competono. Dopo è peggiorato. Dopo? No, è stato un pochino mio, poi è andato in ben più proficua scuola. E l'avvocato Andrea Visani, che pure conosco e molto stimo professionalmente perché ho avuto modo di apprezzarlo.
ridò quindi adesso, ringraziandovi tutti molto di nuovo, invitandoci tutti al buffet, il microfono alla professoressa. Grazie, grazie professore, grazie molto, non vi trattengo oltre, abbiamo già abusato della vostra pazienza e se avete modo ci farete l'onore di fermarvi per un brindisi e comunque un caffè, un pasticcino. Grazie, grazie a tutti.